Ehi, Lor, come andiamo? Come vuoi che vada? Ho visto giorni migliori. Ah, ehi, credo che abbia smesso di sanguinare. Ah, no, no, continua. Deacon, caporale St. John, piacere di vederti. Ehi, sergente. Caporale St. John, Dick, ci vediamo. Va via, amico, circolare! Mesi fa, quando eravamo nell'incubo, abbiamo avvistato una vera e propria orda di furiosi. Tu credi che si raggruppino per un motivo? Insomma... Voi mi seguono dal primo giorno. Mi hanno ascoltato quando ho annunciato l'incombere della piaga divina. Mi hanno seguito fino a queste terre. Mi hanno aiutato a erigere quest'arca. Che siate con noi dal principio, o vi siate uniti ai nostri ranghi di recente, siete tutti parte di questa impresa. Siete parte della missione che salverà l'umanità. Voglio rammentarvi, mentre vi accingete a lasciare queste mura per compiere il vostro dovere, che siamo ancora alla ricerca di materiale di studio degno di conservazione. Cerchiamo libri, manuali, enciclopedie, dischi e quant'altro. Il tenente Weaver ha stilato una lista dei libri di chimica necessari, mentre il tenente Whittaker ha fatto un elenco di quelli di biochimica, genetica e biologia. Il capitano Jimenez ha invece indicato quelli di medicina, anatomia e procedure chirurgiche. Il sergente Tomlinson ha un elenco di libri utili per la costruzione di strade e di ingegneria meccanica. Il capitano Hawkins è alla costante ricerca di materiale che tratti di agricoltura e colture idroponiche. Perciò, mentre siete lì fuori, tenete gli occhi aperti per recuperare materiale utile. Così facendo, darete un contributo al riempimento dell'arca. Compagnia, potete andare. Chiudo gli occhi solo per un momento.
Taylor, come andiamo? Come vuoi che vada? Ho visto giorni migliori. Ehi, credo che abbia smesso di sanguinare. No, continua. Ok, stanno arrivando i soccorsi. Stringi i denti. Ascolta, vuoi che torni indietro a farti compagnia? No, non se ne parla. Già così mi sento una vera merda. No, sto bene. Sono serio, già. Passerò a trovarti in infermeria. Ehi, ho visto come l'hanno sistemata. Niente male. Beh, è sempre meglio che stare qui fuori. Sì, l'ho vista anch'io. Cerca di non creare problemi ad hoc. Tesi, dico. St. John, qui colonnello Garrett. Rapporto. Sì, signore. Caporale, abbiamo un problema urgente. Un soldato, un ufficiale, ha disertato. Un ufficiale? Un traditore della peggior specie. Ha ucciso due coscritti e rubato una moto dal garage. Pare sia fuggito sulla South Rim Drive. La moto è il serbatoio blu. Devi trovarlo, caporale. Sì, signore, sì, ci penso io. Caporale, riportalo qui, vivo. Vivo, signore? Dobbiamo impiccarlo, caporale. Che sia di esempio per tutti coloro che pensano di calpestare le regole della forza. Perché si sente al di sopra della legge di Dio. Bene, è tutto. Serviva proprio. Così dovrebbe andare.
Giusto, qui erano rimasti altri nidi da bruciare. Interessante. Qui vivono dei randaggi assassini. Non è la prima volta che li vedo. Devo farli. Cervi che attraversano. Appena 2 anni fa sareste finiti male. Eccolo. Thank you.
Ci sono quasi. Ancora un po'. Ok, un ultimo pezzo. Dovrebbe bastare, segnerò il resto sulla mappa, poi dirò a Curi di mandare qualcuno a recuperarlo. Ok, perfetto. Adesso sarebbe meglio fidarsela prima che arrivi. Qui non ne uscirà vivo neanche uno. Sono tutti assassini e stupratori. Sono
Preparati. Andiamo. A bruciare. Lancia una mano. Visto qualcosa. Troppi cespugli! Non vedo. Deve essere qui dentro. La vegetazione è fitta. Si vede. Qui ci sono troppi cespugli. Diavolo, è sparito! Devi bruciare! Ok, ancora uno. Problema risolto. Cosa si prova a subire un'imboscata, eh? Mi è piaciuto. Grazie, assassini. Allora, dove avete nascosto il bunker, eh? So che ne avete uno.